Ciao a tutte, benvenuto sul mio canale, sono Ziana Maria. Oggi andrò a preparare un secondo con delle fettine di lacerto, o meglio conosciuto come girello, che è una delle parti più pregiate della coscia superiore del bovino o vitello o vitellone. Ma cuoce, e il bello è che è molto veloce come ricetta, e cuoce in forno quasi appena un quarto d'ora. Passiamo agli ingredienti. Per questa ricetta ci servirà dei funghi in acqua, un po' di pelato, pepe, dei carciofini sott'olio, un po' di prosciutto cotto, dei capperi, sale, olio, delle sottilette che io utilizzerò a fuoco spento, e il lacerto. Ho già imburrato la teglia e vado a mettere un po' di sale. Adagiamo le fettine, però senza sovrapporle. E le vado a condire con una spolverata di sale, pepe, su ogni fettina mettiamo dei funghi, dei capperi che io ho sgocciolato bene. Io sto mettendo questi ingredienti, però se a voi non piacciono, per esempio, potete sostituire i funghi con delle olive, i carciofini con dei pomodori secchi o quell'altro che vi piace. Del prosciutto cotto, mettiamo del pelato, non metto più sale perché l'ho messo prima, e anche perché i carciofini e i capperi sono già saporiti. Metto ancora una spolveratina di pepe e un filo di olio evo. Dopo aver terminato tutto il condimento, vado a mettere la teglia in forno preriscaldato a 200-230 gradi per non più di un quarto d'ora, perché cuociono in un quarto d'ora. Poi a fuoco spento, cioè dopo la cottura, spengo il forno e vado ad appoggiare su ogni fettina un po' di sottiletta. Con il calore del forno la sottiletta si scioglierà. Il piatto è finito. Io a fuoco spento ho messo la sottiletta qualche secondo e si è sciolta. Ecco qua, è un piatto velocissimo da fare all'ultimo minuto e vi assicuro che è molto buono. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere e vi ricordo di iscrivervi al canale, è gratis, e ciao, alla prossima.